Questo programma è presentato da Banca Popolare Etica. Sono Emilio Leo, sono di Soveria Mannelli in provincia di Catanzaro e mi occupo dell'Anificio Leo, che è la più antica fabbrica tessile della Calabria. Il nostro motto è Made with Love. Con Emilio parliamo di produzione tessile e quindi in particolare della lavorazione della lana. Emilio, una domanda un po' provocatoria, visti i tempi. Per produrre la lana, per fare un prodotto di lana, ci vuole ancora la pecora? E beh, ci vuole la pecora senz'altro, non si può fare lana senza pecora. La questione di fondo adesso è dove stanno le pecore. E da moltissimo tempo ormai, non solo sul nostro territorio, ma in generale in Italia e in Occidente, non c'è più grande produzione di lana. La grande produzione ormai in Australia e in Nuova Zelanda, quindi nella migliore delle ipotesi un prodotto di lana anche fatto da noi in Merinos ha fatto almeno una volta il giro del mondo. Il concetto di commercio equo e solidale che regge su alcuni valori che appunto stiamo un attimo sviscerando. Tutto questo quindi concretamente il lanificio Leo come lo affronta? Ma allora, noi lo affrontiamo naturalmente adesso da qualche anno in una maniera completamente diversa rispetto al sistema territoriale che per più di 100 anni abbiamo rappresentato. Fino agli anni 70 del Novecento questa azienda è stata un grande frantoio della lana. Tutta la lana Merinos della Sila veniva portata qui, venivano filate queste partite di lana e le persone proprio singolarmente se le riportavano a casa e le trasformavano in tessuto. Questa era un'economia, come dire, rurale molto simile a quella che oggi potrebbe essere l'economia dei frantoi, quindi economie a filiera molto molto corta. Quando negli anni 70 cambia completamente lo scenario, cioè tutte le fibre italiane, laniere vengono cambiate per incentivare l'industria casearia, si rompe questa catena. Contestualmente, diciamo, l'economia anche sociale cambia, le merci arrivano anche in zone come queste in maniera molto, molto impattante, le persone si emancipano, o non so, forse adesso, guardandola adesso, è stata più un'involuzione che un'evoluzione, ma si allontanano da quei valori di produzione rurale, autarchica, no? Il telaio in casa ad un certo punto è stato un oggetto di cui disfarsi perché si aveva il potere economico di andare al negozio e comprare finalmente le merci.
Allora, tutto questo, come dire, ha impattato molto su un'industria come la nostra, che per 20 anni è stata quasi in una specie di stand-by, quasi sul punto di morire, e poi sono arrivato io e ho cominciato a rincollare questi pezzi. Allora, l'ho cominciato a rincollare dalla parte finale, quindi dalla tessitura e dalla confezione del prodotto e dal progetto soprattutto, che è una fase naturalmente molto meno impattante di quello che ci sta a monte, cioè la produzione del filo, la tintoria, e quindi attualmente un po' il fatto di lavorare nella parte finale della produzione, un po' perché abbiamo anche una dimensione molto ridotta di produzione, diciamo, ci pone dentro a una gamma di sostenibilità di produzione. Consumiamo poco, non abbiamo grandi scarti, se non quasi nulli. E privilegiamo naturalmente filati di produzione italiana, certificati, quindi diciamo c'è tutta un'attenzione e nel progetto naturalmente ci piacerebbe nei prossimi anni cominciare anche un discorso di filiera di territorio, cioè Sì. convincere qualcuno che sia possibile di nuovo che le pecore Merinos ritornino in Sila. Hai usato più volte la parola progetto. Dietro ai progetti però ci sono, no, delle persone, dei volti, delle storie. Prima mi raccontavi a telecamere spente, di una storia particolare, la storia della tua famiglia, la tua storia. Sì, diciamo, ogni attività imprenditoriale nasce da un'intuizione. Diciamo, questa dell'anificio nasce nel 1873 da questa intuizione del mio bisnonno, poi si è evoluta come doveva evolversi e è arrivata, come dire, al momento topico della crisi degli anni 70 e a un lungo stand-by. E io paradossalmente, che ero l'ultimo della famiglia, il più piccolo anche in termini temporali, figlio unico, diciamo, mio padre aveva altri fratelli, e una grande differenza d'età. Mio padre adesso ha 98 anni, quindi abbiamo 52 anni di differenza. E questa cosa, come dire, i miei genitori mi avevano, come dire, mandato a studiare un po' per essere pronto a lasciare questa storia, no? Per essere pronto a ricostruire come dire, una vita da qualche altra parte. Probabilmente consci che questa storia era ormai arrivata al suo capolinea. E invece paradossalmente questa cosa agli occhi dell'architettura mi hanno dato come dire, un punto di vista completamente diverso e quindi mi hanno fatto ritornare al punto di partenza, cioè quello che fino a 20 anni era il posto da cui andare via. È diventato il posto su cui costruire un progetto di lungo periodo. Una bella testimonianza, ecco, soprattutto in queste ultime parole per i giovani. Il nostro programma è pensato innanzitutto per loro, sono loro i primi destinatari, il target, diciamo, di riferimento è quello. E in forza della tua esperienza, te la sentiresti di lanciare un messaggio a loro per cercare di alimentare anche quella speranza che soprattutto al sud si sta spegnendo o se non Certo, è del tutto spenta in qualche giovane? se, secondo me c'è speranza, bisogna averla e bisogna coltivarla, però bisogna educare gli occhi, no? Cioè quello che è successo a me è essenzialmente attraverso lo studio, questi occhi sono cambiati ed è cambiato anche un posto che oggettivamente è rimasto lo stesso, ma che però, come dire, mi ha raccontato cose che prima non capivo, non riuscivo a percepire. E allora quello che io dico anche ai ragazzi quando vengono qui in visita scolastica, quando facciamo qualche piccolo evento, è imparare a guardarsi intorno. Alcuni hanno storie familiari, altri non ne hanno. Alcuni magari hanno la fortuna di poter contare su una famiglia che ha qualche disponibilità, altri non lo hanno. Alcune volte questa cosa può diventare anche un alibi a non voler fare, no? Perché i motivi ostativi sono sempre più grandi di tutto quello che sono le cose positive che uno potrebbe fare in questo territorio. In realtà, quando uno non lo riesce a fare da solo, dovrebbe trovare qualcun altro con cui allearsi, no? Perché poi la somma di uno più uno più uno fa massa. A proposito di alleanze, in questi anni siete riusciti a trovare
dei supporti, dei partner, anche sul piano, perché no, educativo, ecco, rispetto a quell'impronta che dicevamo collegata alla responsabilità sociale. Negli anni, in qualche modo, molte persone si sono in qualche modo riconosciute in questo modo di fare. Ci sono altre aziende del territorio con cui condividiamo determinati progetti culturali e poi ad un certo punto è stato anche determinante l'incontro con Banca Etica, che è stato un partner che soprattutto negli ultimi anni ci ha permesso di riniziare anche un percorso di miglioramento tecnologico. Volevo concludere con un'immagine evangelica, biblica. La pecora. La pecora è una icona evangelica utilizzata come metafora da Gesù. E la pecora è sinonimo di vita. Con la lana ci riscaldiamo, con il latte ci nutriamo. Quindi una battuta finale, anche collegandola in maniera simpatica al nome della vostra azienda, al vostro cognome. Quindi meglio 100 giorni da pecore che un giorno da leone. Ma guarda, io ho fatto un'azione anche un po' eversiva quando ho cominciato il mio percorso di riscrittura dell'anificio. L'azienda, diciamo, noi abbiamo il cognome che è Leo e quindi Leo in latino è leone. E negli anni 50 un mio zio aveva disegnato un logo, naturalmente disegnando un leone, no? Perché molto prestigioso, comunque c'era questa assonanza. In realtà, quando sono arrivato io, ho declassato l'azienda da leone a pecora. Rieccoci, ci stiamo muovendo nell'ambito del mondo del tessile. E è il momento del tutorial. Di cosa ci parlerai? Vi farò vedere un po' come da un filo, attraverso la costruzione dell'ordito, a telaio si ottiene un tessuto. Vi spiegherò, cosa c'è dietro alla costruzione di un tessuto. Nello specifico, dietro alla costruzione di un tessuto che tecnicamente si chiama tessuto ortogonale, perché esistono diverse famiglie di tessuti. Un tessuto ortogonale è un po' come una rete, bisogna creare una serie di colonne e poi attraverso l'inserzione di linee orizzontali che si chiamano trama si ottiene la magia dell'intreccio e quindi la creazione di una superficie. Qui siamo alla fase di orditura. Avendo già preparato il filo, che naturalmente potrebbe essere di grossezze, di materiali, quindi lana, lino, cotone differenti e può essere anche di colore differente dal bianco. Nello specifico, qui stiamo per preparare un ordito di lana completamente bianco. L'organizzazione dell'ordito necessita, diciamo, di ordinare in sequenza migliaia di fili, tanti fili quanto sono quelli occorrenti per raggiungere quella che si chiama altezza, cioè la larghezza sul telaio. In funzione del tipo di tessuto possono necessitare 10 fili a centimetro, 50 fili a centimetro. Allora, moltiplicando la densità di ordito per la larghezza, si ottiene il numero di fili totali da ordire. Chiaramente si tratta di migliaia e migliaia di fili, quindi è un'operazione che è impossibile da fare tutta in una volta. La fase di orditura è la fase più critica nella preparazione alla tessitura, perché qualunque errore fatto in tessitura si pagherà, si fatto in orditura si pagherà in tessitura. Questa macchina non ha nessun controllo elettronico della tensione, delle rotture, per cui, un po' come in generale tutte le macchine, è una macchina stupida. È l'operatore, la sensibilità dell'operatore che deve accorgersi che qualcosa non sta andando bene. Perché se la macchina va, continuerà ad andare anche se mancheranno 1, 2, 10, 20 fili. E quando si andrà a tessere, quei fili mancheranno inevitabilmente. Allora, come funziona? Abbiamo precedentemente riempito la cantra, che è questo dispositivo
in cui si organizzano per colonne le singole rocche. Ogni rocca alimenta un filo di ordito che è indipendente dall'altro. Quindi, se qui adesso andremo a raccogliere, per dire, 100 e passa metri, ogni filo dovrà contenere 100 e passa metri. Se ad un certo punto dovesse finire la quantità di filo lì e non fossimo arrivati alla fine, è un processo irreversibile, non si può tornare indietro e tutto quello che è stato fatto, tempo, materiale, andrebbe perso. I fili si organizzano in queste pettini che servono per creare quello che serve poi a telaio per trovare la sequenza dei fili, perché guardandoli così sembrano tutti belli organizzati, tutti ordinati, ma in realtà non è così facile capire qual è il filo numero 1, il numero 2, il numero 3. Mentre quando andremo al telaio dovremo essere certi che annodiamo le sequenze nel modo giusto. E allora cosa si fa? Si fa partire la macchina. Si prepara la spartizione dei fili. In modo da creare una specie di galleria e quindi vengono separati i fili e in maniera tale che sappiamo che i fili pari in questo momento sono sotto e i fili dispari sono sopra e si inserisce un filo, un cordonetto. Dopodiché si inverte la sequenza, si fa di nuovo tirare un po' la macchina e i fili che erano sotto vanno sopra, cosicché noi possiamo avere, si chiama croce. Cioè, come se noi qui stessimo facendo un piccolo tessuto, quindi questo filo tecnico che serve per la spartizione viene ripassato una seconda volta. E allora, grazie a questa doppia sequenza di fili, noi sapremo univocamente, quando andremo al telaio, i fili come vengono uno dopo l'altro, perché abbiamo separato i fili dispari dai fili pari. Fatto questo, si può cominciare quello che si chiama sezione. Si pareggia l'orditoio in maniera tale che la prima sezione parta perfettamente sulla botte. Oppla. Si pareggia, si tensiona e adesso siamo pronti a fare quella che si chiamerà prima sezione. Vedete, mentre scorre, io tengo le mani sulla sezione e ascolto il rumore delle lamelle. Se un filo si rompe, io sentirò una tensione sulla mano e dovrò prontamente fermare e ripristinare il filo rotto. Una volta che riempiremo tutto l'ordito con tutti i fili necessari, questo ordito verrà riversato su un cilindro che si chiama subbio. E questa enorme spoletta viene portata al telaio. Quindi adesso ci spostiamo e vi faccio vedere come questa massa di fili verticali diventano tessuto. Allora, una volta raccolto l'ordito sull'orditoio, si arriva al telaio,
viene portato in questa parte posteriore e ripristinato l'ordine con il vecchio ordito. Nel momento in cui c'è continuità, si può iniziare la tessitura. Arrivati al telaio, non ci resta che tessere, quindi creare quello che è l'intreccio con la trama. L'ordito l'abbiamo steso, è organizzato nelle licciate e nello spazio del pettine. Adesso la macchina, attraverso delle pinze, prenderà il filo di trama, se lo scambierà al centro e alla velocità di 340 inserzioni al minuto comincerà a costruire quello che si chiama intreccio o armatura. Ogni tipologia di movimento dà origine a dei disegni. La spina di pesce, la diagonale, la tela, sono tutte variazioni sul tema. Questa macchina può gestire fino a 16 colori. Adesso parte. La tessitura è una delle innovazioni più longeve della storia dell'umanità. Inventato 2000 e passa anni fa questa tecnica che si chiama di tessitura orizzontale, ancora oggi, nonostante utilizziamo macchine di ultimissima generazione con il computer, in realtà il processo è perfettamente identico. E tra l'altro una macchina del genere funziona così a Soveria Mannelli, ma funziona così anche in Cina. È il motivo per cui bisogna tornare a ragionare su come e cosa c'è dietro alle cose, perché soltanto comprendendo il tempo e la cura con cui sono fatte le cose possiamo capire la differenza tra valore e prezzo. Davvero interessante quello che ci hai fatto vedere, penso anche dal punto di vista didattico, ecco. E non so se siamo al momento dei saluti. Innanzitutto ti ringrazio per averci accolto, è stata davvero una, tra virgolette, nell'ottica della metafora, una gita di istruzione per noi. Non so se te la senti di dare un ultimo messaggio a chi ci ascolta. Ma allora, intanto grazie di aver avuto la curiosità di venire, di inerpicarvi fino ai monti della Presila per vedere cosa succede a Soveria Mannelli. Diciamo, l'invito, come ho detto forse anche prima, è di essere curiosi su chi e cosa fa le cose e cercare intorno ai propri paesi, alle proprie città, di riscoprire la produzione vicina, perché in questo modo si comprenderanno anche molte, molte cose e se riusciamo ad aiutarci a migliorare attraverso, diciamo, l'acquisto che diventa premio dell'azione che ognuno mette in campo, magari ecco, riusciremo a fare molto più rapidamente tutto questo processo, no, di dare possibilità ai luoghi, perché io credo che una delle nostre sfide di generazione è proprio questa, è poter avere la possibilità di scegliere, di restare, di andare via, di ospitare qualcuno che in un altro territorio non si sente bene e, come dire, pensa che in questo o in un altro possa sentirsi accolto o valorizzato nelle proprie capacità. Quindi noi dobbiamo costruirle queste opportunità. E quindi da consumatori prima abbiamo un potere, come dire, immenso. Allora esercitiamolo.